Mona Lisa 3 è uno degli studi più importanti del panorama dei farmaci inibitori CDK4/6, i cosiddetti inibitori delle cicline. È uno studio unico perché include pazienti di tutte le classi di rischio possibile, praticamente tutte le pazienti che noi incontriamo nella nostra pratica clinica, sia endocrino responsive che endocrino sensibili, e in questo ci dà informazioni diverse da quelle degli altri studi, perché gli altri sono focalizzati su specifiche popolazioni. Avendo questa platea ampia di pazienti incluse, possiamo anche andare a fare delle analisi di sottogruppo specifiche per tirare fuori informazioni aggiuntive. Che cosa sappiamo dello studio? Lo studio è uno studio grande di 726 pazienti, uno studio randomizzato in doppio cieco con placebo, quindi il massimo che si possa ottenere in termini di evidenza scientifica, che ha già mostrato come aggiungere il ribociclib al fulvestrant, che è una terapia orale, una terapia ormonale iniettiva, migliora sia i tassi di controllo della progressione di malattia, la cosiddetta progression free survival, quanto l'overall survival. A San Antonio sono stati presentati i dati di un'analisi di sottogruppo che era relativa a due particolari classi di pazienti, e cioè quelle che avevano ricevuto o meno una chemioterapia prima di entrare nello studio e quelle che avevano avuto sviluppato la malattia direttamente come metastatica, e quindi erano entrate nello studio come primo atto terapeutico, una malattia quindi completamente naive, metastatica ab initio, rispetto invece ai pazienti che, pur avendo già avuto il trattamento per le loro fasi precoci, avevano avuto una recidiva in fase tardiva. Quindi questi sono i due focus. Che cosa dicono i dati a nostra disposizione? Che indipendentemente dal fatto che la malattia sia metastatica ab initio, oppure sia una recidiva, però una recidiva lenta, i cosiddetti late relapsers, quelli che hanno una recidiva oltre un anno dopo il termine del trattamento ormonale adiuvante, il ribociclib produce sostanzialmente lo stesso effetto, sia in termini di progression free survival che di overall survival, lo stesso beneficio, che è stimabile intorno al 40% con la progression free survival e intorno al 30% per l'overall survival. Se facciamo lo stesso confronto, mettendo a paragone pazienti che avevano ricevuto o meno una chemioterapia prima di entrare nello studio, vediamo che ancora una volta il beneficio dell'aggiunta del ribociclib è lo stesso, sia in termini di progression free survival, grosso modo intorno al 40%, che in termini di overall survival, grosso modo intorno al 30%. Qual è il messaggio fondamentale dello studio? Che il vantaggio nell'aggiungere il ribociclib, quindi nell'utilizzare questo inibitore di CDK4/6, è molto molto costante, cioè non dipende dalle caratteristiche delle pazienti, c'è una costanza, una coerenza in tutti i setting in cui utilizziamo il farmaco, in tutte le categorie di pazienti, e come vediamo l'effetto è completamente indipendente anche dall'aver ricevuto meno chemioterapia o dall'aver ricevuto il farmaco in una fase metastatica ab initio o come recidiva. In questo devo dire che il ribociclib si differenzia da altri inibitori di CDK4/6 perché è l'unico a mostrare una tale coerenza di risultati indipendentemente dalle caratteristiche delle pazienti trattate.